Maggio 1940. Le cineprese riprendono l'esercito tedesco che dilaga in Francia. Filmano sulle prime linee di un conflitto combattuto con una ferocia e una velocità mai viste prima su un teatro di guerra. Spietati raid aerei, attacchi corazzati inarrestabili e soldati dalle energie apparentemente infinite spingono centinaia di migliaia di truppe inglesi e francesi a un passo dall'annientamento sulle spiagge di Dunkirk. Questo è il Blitzkrieg, la guerra lampo, come non l'avete mai vista. Immagini rare e recentemente colorate ci porteranno nel cuore dell'azione e riveleranno quanto vicino i tedeschi siano arrivati a vincere la guerra e a imporre il nazismo su tutto il pianeta. È l'estate del 1937. Edwin Graf Rothkirch e il suo figlio tredicenne Leopold visitano l'Esposizione Internazionale di Parigi. L'evento è dominato dai padiglioni sovietico e tedesco. Uomini e donne senegalesi nel padiglione coloniale della Francia colgono l'attenzione di Rothkirch. Padre e figlio si godono la vacanza. Nel giro di 3 anni, uno di loro tornerà nella capitale francese, in circostanze molto diverse. Da appassionato cineasta dilettante, il generale maggiore Rothkirch filma ogni aspetto della sua vita. Come una parata della cavalleria delle SS a Monaco, dove le svastiche testimoniano la presa sempre più ferma che i nazisti esercitano sulla Germania. Alla fine degli anni 30, la popolarità in patria di Adolf Hitler è al suo culmine. A Berlino, decine di migliaia di persone si raccolgono intorno alla cattedrale per ascoltarlo. Hitler non fa mistero del proprio desiderio di espandere l'impero tedesco per fornire Lebensraum, nuovo spazio vitale, alla sua gente. La folla condivide queste ambizioni. Nel marzo del 1939, le forze tedesche travolgono la Cecoslovacchia. Euforico, il Führer compie un giro d'onore nella capitale, Praga. Le superpotenze occidentali, Gran Bretagna e Francia, non rispondono. Così Hitler si concentra sulla Polonia. L'inizio dell'invasione è segnalato dall'attraversamento del confine da parte dei Panzer III. Vengono ripresi da unità speciali appositamente addestrate. L'idea di mandare truppe cinematografiche in prima linea viene promossa dal ministro della propaganda del Terzo Reich, Joseph Goebbels. Egli confida nel programma di manipolare la società tramite la propaganda per dare slancio allo sforzo bellico tedesco. Goebbels cura con grande attenzione i cinegiornali che vengono mostrati ogni settimana in ogni cinema della Germania. Le scene glorificano Hitler e celebrano le forze armate del Reich. Includono le immagini di soldati britannici catturati dopo l'invasione della Norvegia nel 1940 per rassicurare gli alleati che i nazisti non costituiscono una minaccia. I was captured by the Germans. We had a supper, consisted of brown bread, gorgonzola, wine, which the Germans gave to us, cigarettes, and getting on fairly decent. And I hope the war will soon be over and we'll all be going back home. Goebbels ordina che gli aerei vengano equipaggiati con le cineprese più moderne. I filmati di propaganda esaltano le picchiate quasi verticali dei bombardieri Junker 87 Stuka. Thank you.
Filmando e documentando la progressione in territorio nemico della Wehrmacht, soprattutto mostrando l'avanzata dei carri armati e contrapponendole la fuga dei civili stranieri, viene creato il mito di una forza armata inarrestabile che travolge tutto e tutti. È il modo perfetto per mettere in mostra un esercito rinnovato, rinforzato e rivitalizzato. La Polonia cade rapidamente. A Varsavia, Hitler festeggia con l'ennesima compiaciuta parata vittoriosa. Ma questa volta sbaglia nel pensare che le potenze occidentali rimangano a guardare. Dopo un gabinetto di guerra convocato in fretta e furia, Gran Bretagna e Francia dichiarano guerra alla Germania. Hitler rimane sorpreso dalla dichiarazione di guerra degli alleati. Li aveva provocati ripetutamente, senza ottenere risposta. Si dice che rivolgendosi a un assistente abbia detto: «E adesso? Cosa facciamo?» Questa storia è certamente apocrifa, ma la sua sorpresa di fronte al comportamento inaspettato degli alleati è assolutamente reale. A Parigi, i cinegiornali francesi celebrano la propria forza militare imparata sotto l'Arco di Trionfo, simbolo di glorie passate. Con oltre 2,5 milioni di soldati, supportati da carri veloci e maneggevoli come lo Hotchkiss H-39, la Francia vanta l'esercito più potente del pianeta. I francesi non detengono solo la superiorità militare, ma dispongono di un formidabile sistema difensivo. Le fortificazioni della linea Maginot. Estesa per 450 chilometri sul confine franco-tedesco, la linea Maginot è un network all'avanguardia di bunker in calcestruzzo. Armati di cannoni, mortai e postazioni anticarro. Con la guerra alle porte, i cinegiornali transalpini rassicurano il pubblico che gli architetti della linea Maginot hanno progettato ogni cosa nel minimo dettaglio. Progettando addirittura cucine di alto livello. E una chiesa sotterranea. Anche i tedeschi vedono quei cinegiornali. Per pareggiare il conto con il nemico, la Wehrmacht moltiplica le campagne di reclutamento. Il 51enne veterano della prima guerra, Edwin Rothkirch, viene richiamato in servizio attivo. Ha gareggiato nel concorso a ostacoli alle Olimpiadi del 1932 e addestra la nona compagnia a cavallo della riserva. Il guado di un fiume richiede diversi tentativi. I cavalli possono sembrare il relitto di un'era al tramonto, ma il Terzo Reich li utilizza estesamente, impiegandone quasi 3 milioni nel corso della guerra. Con l'aumento della tensione e la consapevolezza che i tedeschi potrebbero attaccare in ogni momento, 150.000 uomini del corpo di spedizione britannico arrivano in Belgio per supportare le difese francesi. I preparativi degli alleati per l'invasione tedesca si basavano sulla convinzione che essa avrebbe ricalcato pedissequamente il piano del 1914, con un attacco, stavolta con forze corazzate, attraverso il Belgio centrale. Le truppe migliori e più mobili vengono quindi schierate al centro del Belgio, nella certezza di poterle spostare per fermare l'avanzata nemica e trasformarla in una guerra di attrito impossibile da perdere. Inizialmente, il piano tedesco prevede in effetti l'invasione della Francia passando dal Belgio. Ma un alto ufficiale, Erich von Manstein, è frustrato dalla mancanza di modernità tattica tra i suoi colleghi dello Stato Maggiore di Hitler. Trovavo umiliante che la mia generazione non sapesse far di meglio che ripetere una vecchia ricetta. Nato nell'aristocrazia prussiana, Manstein è diventato un cadetto dell'esercito a soli 13 anni. Veterano della Prima Guerra Mondiale, si guadagna presto la reputazione di genio strategico. E non ha timore a dire la sua. Il piano di Manstein prevedeva un passaggio a un approccio militare radicale, in particolare per l'utilizzo moderno dei carri armati. L'idea era di assestare al nemico un colpo psicologico
usando le tecnologie più moderne che li avrebbero fatti tremare di paura alla semplice vista. Hitler era entusiasta del progetto mostratogli da Manstein, ma non era solo un piano radicale che usava metodi radicali, era un piano in grado di regalare al Reich un'enorme vittoria strategica in giorni o settimane, invece che in mesi o anni. Il piano prevede che il gruppo d'armate B attacchi i Paesi Bassi e il Belgio. Ma si tratta di una diversione. Mentre gli alleati vengono impegnati a nord, il gruppo d'armate A entrerà in Francia appena sopra la linea Maginot, attraverso la densa foresta delle Ardenne. Poi girerà verso nord per lanciare un attacco a sorpresa e distruggere le armate alleate dalle retrovie. L'alto comando tedesco era molto scettico riguardo il piano. Intanto richiedeva il passaggio di enormi numeri di carri attraverso i boschi più fitti. In più, se qualsiasi cosa fosse andato storto, quegli stessi veicoli sarebbero rimasti bloccati, diventando facilmente individuabili e neutralizzabili dalle forze aeree alleate. Ma Manstein si fida delle sue macchine. Promette a Hitler che le forze meccanizzate otterranno una rapida e decisiva vittoria in Francia e il completo annientamento del nemico. Nella primavera del 1940 i francesi sono certi di poter assorbire qualsiasi colpo. Un documentario del cineasta francese Henri Lepage ci fa allegramente capire quanto l'esercito francese si consideri pronto alla guerra. Le truppe si godono eventi sportivi, musica dal vivo e proiezioni di film. Si balla addirittura per le strade, a cuor leggero. Ma Lepage non mostra praticamente mai le truppe in scene di addestramento. Gli alleati della Francia mostrano tutt'altra preoccupazione. Il 10 maggio 1940, Winston Churchill diventa primo ministro della Gran Bretagna. Risponde all'aggressività di Hitler con un discorso altrettanto appassionato. You want what is our policy? I will say it is to wage war by sea, land and air, with all our might, against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. Lo stesso giorno, il Reich dà il via all'invasione della Francia. Il gruppo di armate B inizia l'offensiva a nord. Le cineprese riprendono i piloti dei Dornier 17 mentre sganciano i loro carichi di morte sugli aeroporti di Belgio e Paesi Bassi. Eliminata così la minaccia di una risposta aerea alleata, i paracadutisti della 7ª divisione aviotrasportata calano sui punti chiave delle difese belghe. Hanno con sé nuovi, potentissimi esplosivi a carica cava. L'arma concentra la forza dell'esplosione su un singolo punto, distruggendo anche le postazioni più fortificate. La forza di spedizione britannica risponde immediatamente e punta verso il Belgio. Le truppe francesi riprendono i soldati sorridenti, mentre, ignari di tutto, finiscono dritti nella trappola tedesca. Mentre gli alleati ingaggiano il nemico a nord, il gruppo di armate A devia indisturbato a sud. Il piano di Manstein sta funzionando alla perfezione. Almeno finché un ricognitore francese segnala un ingorgo di 150 chilometri di veicoli militari tedeschi diretti verso le Ardenne. L'aver portato così tanti panzer su un'unica strada ha costretto il gruppo di armate A a fermarsi allo scoperto. La manovra rischia di fallire. I carristi tedeschi si aspettano un raid aereo degli alleati. Non riuscivo a far altro che guardare in alto, verso il cielo azzurro. La mia intera divisione era un bersaglio ideale. Un singolo attacco aereo sui mezzi tedeschi potrebbe già mettere fine alla Seconda Guerra Mondiale, ma l'attacco non arriva. Gli alleati non bombardano i tedeschi sulle Ardenne semplicemente perché non si aspettano assolutamente di trovarceli. È proprio questo il punto. Nessuno metterebbe in fila indiana la sua intera forza corazzata
per mandarla in mezzo a una foresta, i tedeschi puntano tutto sull'effetto sorpresa. La superiorità militare francese collassa per problemi di leadership. Il comandante in capo, Maurice Gamelin, cade completamente nella trappola di Manstein e non crede alle segnalazioni dell'attacco nemico a sud. L'ingorgo dei carri viene risolto da un ufficiale che coordina il traffico da un aereo. I capi militari francesi rimangono convinti che la linea Maginot fermerà qualsiasi avanzata tedesca a sud. Ma al gruppo di armate A basta passare a soli 20 km dal limite occidentale delle fortificazioni per evitarle del tutto. Nonostante la linea Maginot si riveli inutile per arrestare i progressi del nemico, i generali francesi rimangono fiduciosi. I 10.000 chilometri quadrati di terreno accidentato e folti boschi decidui dovrebbero essere impenetrabili per dei mezzi corazzati. Ma durante le manovre, le truppe al seguito dell'ottava divisione Panzer filmano i comandanti mentre esaminano mappe dettagliate che dimostrano quanto le Ardenne non siano così inaccessibili come i francesi sperano. Seguendo tracciati attentamente pianificati, i Panzer II dell'ottava divisione deviano dalla strada principale. I piloti seguono con perizia i tortuosi sentieri nel folto della foresta. L'alto comando francese si nutriva più di speranze che di realismo nel credere che le Ardenne fossero insuperabili. I tedeschi erano preparati. Le moderne comunicazioni radio, un'attenta pianificazione e una leadership audace hanno permesso loro di attraversare le foreste a grande velocità, molto più rapidamente di quanto chiunque si aspettasse. Nel giro di ore, i Panzer attraversano i boschi. Ormai in campo aperto, il generale Heinz Guderian ordina alle sue unità corazzate di operare come saettanti punte di lancia. Intere divisioni procedono all'incredibile velocità di 150 km al giorno. I soldati che le seguono subito dietro mostrano straordinari livelli di resistenza. Alcuni non dormono da 3 giorni. Prestazioni rese possibili dall'uso di uno stimolante chiamato Pervitin. Una prima versione delle metanfetamine, il Pervitin sopprime la paura e tiene una persona sveglia per giorni. Tra l'aprile e il luglio del 1940, più di 35 milioni di pastiglie vengono inviate alle forze armate tedesche. Si prova euforia, un aumento delle prestazioni, un forte senso di prontezza. Ho lavorato tutto il giorno e la depressione è scomparsa. Le droghe stimolanti permettono di trasformare il soldato in un superuomo e dare così continuità e successo ad azioni militari altrimenti impossibili anche soltanto da concepire. Guderian e i suoi Panzerkorps arrivano alla città di Sedan, sulle rive della Mosa, appena all'interno del confine francese. I francesi avevano pensato che i tedeschi ci avrebbero messo 10 giorni. Ce ne sono voluti solo 3. A bloccare la strada del Blitz verso l'interno rimane ora la seconda armata di Sedan. 16.000 uomini protetti da bunker di calcestruzzo. Aspettandosi uno scontro di stile tradizionale, si preparano a respingere un assalto frontale. Ma Guderian ha altre idee. Chiama la Luftwaffe. Per le 8 ore successive, 12 squadroni di bombardieri Stuka compiono oltre 1.000 sortite sulle linee di difesa francesi. È il più intenso bombardamento aereo che i tedeschi effettueranno in tutta la guerra. Le squadre
squadre della propaganda sfidano il pericolo per filmare i genieri mentre costruiscono ponti di barche sulla Mosa. Pochi bunker vengono distrutti e le vittime francesi sono appena 56, ma il bombardamento supera perfino l'orrore degli attacchi con i gas della Prima Guerra Mondiale. I soldati francesi sono psicologicamente devastati. L'attacco è stato molto peggiore di quanto avrei mai potuto immaginare. Le esplosioni erano così continue che non riuscivi a distinguerle una dall'altra. Ero diventato sordo e respiravo a fatica. Cercavo di rendermi il più piccolo possibile. Tremavo. Singhiozzavo. L'attacco aereo non ha solo colpito le fortificazioni dei francesi, ha soprattutto sgretolato le loro menti. Quando i tedeschi hanno attraversato la Mosa, i francesi non erano più in grado di opporre resistenza. Il maggiore Wilhelm Emmerling, della batteria anticarro 188, filma le rovine bruciate di Sedan. Le casematte sono vuote e silenziose. I rottami dei carri francesi si affollano a bordo strada. E i prigionieri di guerra appartenenti alla seconda armata fissano obnubilati le cineprese. Mentre Emmerling e i suoi uomini giocano a carte all'ombra. I ritmi dell'avanzata, però, iniziano a farsi sentire. Al momento di uscire da Sedan, i soldati tedeschi crollano di schianto dopo giorni e giorni di operazioni continue. Iniziano a dormire praticamente ovunque, vicino ai veicoli, sui veicoli stessi, sul ciglio della strada, in mezzo ai campi. Ovunque la loro colonna si fermi un istante. Mentre la fanteria prova a recuperare, Guderian lancia le sue unità meccanizzate a scatenare il blitz sulle ignare armate alleate a nord. Le due braccia della tenaglia studiata da Manstein iniziano a chiudersi. La manovra tedesca accerchia 12 divisioni del corpo di spedizione britannico, 28 divisioni francesi e la quasi totalità dell'esercito belga. In totale, più di 1 milione di uomini. Guderian, che si trova nel punto più avanzato della manovra, si rende conto dell'opportunità di catturare l'intero contingente alleato. Se Gran Bretagna e Francia perdessero tutti quei soldati, non riuscirebbero più a riprendersi e questo metterebbe fine alla guerra. Comprendendo in quale pericolo si trovino le forze alleate, Churchill chiede ai suoi generali di prepararsi allo scenario peggiore. Per la prima volta, Churchill deve considerare l'ipotesi di ritirarsi dal continente per far sì che il paese possa almeno difendersi. Questo comporta abbandonare il suo alleato, la Francia, nel momento in cui ha più bisogno di aiuto. Le immagini girate da un soldato mostrano la prima divisione Panzer dirigere a nord verso il nemico intrappolato sulle coste. Dopo i successi a sud, il generale Guderian appare gioviale e rilassato. Sembra che nulla possa fermare i suoi carri. Gli ufficiali siedono a bere champagne, mentre i loro uomini fumano sigari celebrativi. Tutti sono certi che il nemico sia alla loro mercé e che la vittoria finale sia ormai imminente. Ma chi li comanda non è altrettanto sicuro. Dopo aver accettato un piano militare così radicale e a un passo dalla vittoria, Hitler cade in preda alla paura. Teme che le unità corazzate si siano allontanate troppo dalla fanteria che le segue e che questo distacco possa rendere le truppe vulnerabili a un contrattacco francese da sud. E questa paura gli fa perdere l'occasione. Il comandante della Luftwaffe, Hermann Göring, ha la fiducia del Führer. E Göring vuole la gloria. Rassicura il capo che la sua aviazione può distruggere il nemico anche da sola. L'alto comando ordina quindi l'ALT alle arrembanti forze corazzate.
Decine prese dell'ottava divisione Panzer mostrano carri e truppe costrette al riposo. Alcune unità si appropriano di mobili, cibo e vino dai locali e ne approfittano per rilassarsi. Altri utilizzano la pausa per lavarsi dopo due settimane di combattimenti ininterrotti. Ma non tutti sono contenti. Guderian e molti comandanti di divisione a lui vicini sono assolutamente furiosi. Sono sul punto di ottenere una vittoria strategica quasi inimmaginabile, che potrebbe superare anche le previsioni più follemente ottimistiche, e se la vedono sfilare dalle mani all'ultimo istante. Perché questo ordine di fermarsi? Vogliamo costruire ponti d'oro per gli inglesi che stanno per essere schiacciati? Non ha alcun senso. L'ammiragliato britannico pianifica freneticamente un'evacuazione attraverso la Manica. Scelgono la città più a nord della Francia, Dunkirk. È un porto industriale circondato da grandi spiagge sabbiose, con grandi moli che si allungano nel mare. Le truppe francesi filmano il costante flusso di soldati alleati che si ritirano a Dunkirk con ogni mezzo possibile. Treno, cavallo, motocicletta. Aspettandosi che i tedeschi blocchino subito il tentativo di evacuazione e potendo contare su poche imbarcazioni nelle vicinanze, i britannici temono di poter salvare appena 40.000 uomini, meno di un decimo di quelli accertati. Goering fa del suo meglio per mantenere la sua promessa. La Luftwaffe inizia col distruggere la città. I soldati alleati sono così costretti a rifugiarsi sulle spiagge. Si affannano sulla sabbia, entrano in mare e pregano di essere salvati. Le dune e le spiagge sono ricoperte di uomini indifesi e Goering ordina di spazzarli via senza pietà. Quasi mezzo milione di truppe alleate è intrappolato sui moli e le spiagge di Dunkirk. A migliaia si avventurano in acqua, issandosi a fatica sui mezzi di soccorso. Uomini e imbarcazioni sono facili bersagli per i bombardieri Heinkel 111 e Stuka, che mettono la costa a ferro e fuoco. A protezione dei bombardieri, ecco comparire i caccia Messerschmitt Bf 109. Uno dei piloti è Adolf Galland. Dopo un incidente di addestramento quasi fatale, si è gravemente danneggiato un occhio e ha superato i test della vista solo memorizzando le tavole. Nonostante la vista compromessa, Galland abbatte 3 aerei nemici nel primo combattimento. Prima della fine della guerra ne aggiungerà altri 100, il che gli permetterà di assurgere al titolo di Fliegerass, asso del volo. Protetti da piloti come Galland, i bombardieri colpiscono Dunkirk a ondate continue e sembrano destinati ad annientare gli alleati in ritirata. È stato un inferno. Ai fischi delle bombe si aggiungeva la sirena impazzita dei bombardieri in picchiata, il martellamento delle mitragliatrici, le esplosioni degli abbattimenti. Per cercare di proteggere le truppe esposte, la RAF mette in campo il suo caccia più moderno, il Super Marine Spitfire. Alcuni sono dotati di cineprese che si attivano quando i cannoni sparano. Realizzano quindi sequenze impressionanti, come l'abbattimento di questo Stuka. 16 squadroni britannici vengono inviati a combattere la Luftwaffe sopra Dunkirk. Capace di rollare e inclinarsi più rapidamente del Messerschmitt, lo Spitfire lo supera in combattimento. In un solo giorno effettua 38 abbattimenti. Con l'intensificarsi della battaglia, una flotta di evacuazione formata da più di 50 cacciatorpediniere inizia un'improbabile missione di salvataggio.
Immagini recentemente scoperte, girate dal tenente Philip Hall, mostrano uno dei caccia, il Whitehall, mentre affronta il mare grosso verso la Francia. Poi Dunkirk compare all'orizzonte. Nubi di fumo alte più di 4 chilometri si innalzano dalle raffinerie in fiamme. Tutto era stato distrutto, c'era fumo ovunque. In mare lo spettacolo era orribile, le barche affondavano di continuo. Di alcune si vedevano solo gli alberi. Era terribile, davvero terribile. I relitti affondati bloccano il porto e le navi grandi come la Whitehall non possono avvicinarsi alle spiagge. La Marina Britannica aveva navi che potevano operare solo in acque profonde. Non disponeva invece di imbarcazioni a pescaggio ridotto, come i mezzi anfibi da sbarco, in grado di poter arrivare sulla sabbia e prelevare direttamente le truppe appiedate. L'ammiragliato britannico emette una chiamata alle armi per chiunque possieda un'imbarcazione capace di attraversare la Manica. Oltre 800 barche civili, tra cui navi cargo, yacht a vela e pescherecci, rispondono all'appello. La cosiddetta flottiglia delle piccole navi salpa alla volta di Dunkirk. Le piccole navi avrebbero operato come taxi, facendo la spola tra le spiagge e le navi militari. Il primo giorno, solo 28.000 truppe alleate riescono a lasciare le spiagge. Gli uomini esausti si arrampicano dalle navi piccole a quelle grandi, ma il loro calvario non finisce qui. La Luftwaffe bersaglia le navi nella Manica. La RAF e le armi antiaeree innalzano un muro di fuoco protettivo, ma non sempre è sufficiente. Gli Stuka ci hanno attaccati senza sosta. Ricordo di aver visto un grosso piroscafo a vapore preso di mira proprio da uno Stuka. La bomba è finita nel fumaiolo e tutto è saltato in aria. Credo siano morti in 2000. La Whitehall è una delle fortunate. La nave di Philip Hall compie 4 volte il viaggio di andata e ritorno di 2 ore. Riesce a portare in salvo quasi 3.000 uomini. Le navi stracariche arrivano in tutti i porti della costa britannica sudorientale. A Dover, soldati francesi e del corpo di spedizione vengono sbarcati e ricondotti alle rispettive unità. Molti sono feriti, fisicamente e mentalmente. Chi può camminare viene aiutato sulla passerella. I feriti gravi vengono issati con le gru. La disperata missione di evacuazione continua per 8 giorni. La RAF compie passaggi ininterrotti su Dunkirk. Il suo ombrello protettivo impedisce a Göring di tener fede alla sua promessa. A Dunkirk, il maggiore Emmerling riprende scene di totale devastazione. Le sue immagini mostrano ville un tempo eleganti ridotte a scheletri fumanti. La chiesa di Saint-Éloi è stata colpita da bombe incendiarie. Le macerie della città nascondono molti dei 1.000 civili uccisi dal bombardamento indiscriminato della Luftwaffe. E la spiaggia è ingombra di relitti, un silenzioso promemoria delle 240 imbarcazioni alleate affondate durante l'evacuazione. Dunkirk era un cimitero. L'intera scena era avvolta da un senso di fine e di morte. Il sipario calava su una grande tragedia. Durante la missione muoiono 16.000 fra soldati britannici e francesi. I caduti vengono sepolti dai compagni. La forza di spedizione abbandona sul campo tutti i suoi veicoli, i suoi carri e il suo equipaggiamento. Ma grazie al coraggio degli equipaggi della Marina, delle piccole navi e della RAF, 340.000 soldati alleati vengono portati in salvo. Molti di più dei 40.000 delle previsioni.
Nonostante la bruciante sconfitta in Francia, i cinegiornali britannici battezzano l'evacuazione il miracolo di Dunkirk. L'evacuazione di Dunkirk è stata pianificata ed eseguita in modo brillante e ha dato un'enorme spinta al morale del popolo inglese. In più, ha permesso agli alleati di portare via dalle spiagge di Dunkirk un grosso e importante nucleo di truppe esperte che avrebbero fatto da base per l'espansione dell'esercito britannico. Ha dato agli inglesi i mezzi psicologici per continuare la guerra, anche senza più alleati. Churchill usa Dunkirk come parola d'ordine per spingere ad aumentare lo sforzo bellico. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets. We shall never surrender. Per i tedeschi, la battaglia di Dunkirk si rivela un'occasione sprecata per tagliar fuori dalla guerra le potenze occidentali. Ma l'invasione della Francia prosegue. Dopo quasi un mese di campagna, l'esercito del Reich continua ad avanzare. Ha ora inizio la seconda fase della conquista, la totale distruzione delle forze armate francesi e la cattura di Parigi. Si parte dall'avanzata delle divisioni corazzate nelle regioni settentrionali e occidentali. Allo stesso tempo, una seconda forza attacca la linea Maginot a est per impedire alle unità lì dislocate di correre in difesa della capitale. La guerra lampo si scatena ora nel cuore della Francia e i francesi difendono ferocemente la loro patria. Ad Amiens respingono ripetutamente la quarta armata tedesca con fuoco concentrato di mitragliatrice e artiglieria. Ma ben presto anche le unità più resilienti vengono sopraffatte dalla superiorità numerica del nemico. I carri francesi non reggono la potenza di fuoco tedesca. I loro equipaggi ne pagano le conseguenze. Tra le divisioni più colpite vi sono quelle che comprendono soldati delle colonie, in gran parte provenienti dall'Africa occidentale. Il seguito di uno scontro sanguinoso viene filmato dal capitano della Wehrmacht, Harald von Fittinghoff Risch. Gli stereotipi razziali della propaganda nazista dipingevano i soldati africani e coloniali come selvaggi, violenti e squilibrati. Questo serviva a due scopi: a rinforzare l'idea della superiorità ariana e a spingere i soldati della Wehrmacht a trattare il nemico senza alcuna pietà né considerazione. Le immagini di Fittinghoff mostrano prigionieri africani costretti a estrarre cadaveri da edifici in fiamme e a scavare fosse comuni per i loro commilitoni. Si parla di diversi massacri nei confronti delle truppe coloniali. Quando i soldati africani si arrendevano, venivano imprigionati in condizioni sempre peggiori rispetto ai loro commilitoni bianchi. E questo sempre per ribadire l'idea che gli africani erano subumani, che erano qualcosa di meno rispetto ai bianchi, più sviluppati e civilizzati. Il generale Rutschkirch visita uno di questi campi. Come già durante il suo viaggio a Parigi di 3 anni prima, gli africani sembrano affascinarlo. Riprende prigionieri affamati che si contendono le interiora crude di una capra. Un macabro indizio sulle condizioni dei 120.000 soldati coloniali francesi catturati dai nazisti. Molti di loro vengono uccisi sommariamente, mentre altri vengono usati come soggetti di studio in degradanti esperimenti medici e antropologici. La Wehrmacht si apre un percorso di rovina e distruzione che lascia le città in macerie.
fa a pezzi l'esercito francese durante il suo avvicinamento a Parigi. A milioni fuggono dalla capitale in preda al terrore. Una città quasi deserta accoglie l'arrivo dei nazisti. L'ambasciatore americano William Bullitt Jr. è l'unico diplomatico di una nazione importante rimasto a Parigi. Parla perfettamente il francese e il tedesco e il primo ministro Renault lo nomina sindaco. Bullitt negozia la resa sicura della città dopo essersi adoperato per convincere i nazisti a non bombardarla. Appena 6 settimane dopo l'inizio dell'invasione, l'esercito tedesco entra senza opposizione nella capitale francese. Camminando per le stesse strade dove era venuto in vacanza con il figlio 3 estati prima, il generale Rochkirch filma una divisione della guardia tedesca mentre sfila sotto l'Arco di Trionfo e poi lungo gli Champs-Élysées, il viale degli eroi caduti. Hitler esige che la vittoria diventi un grande evento propagandistico. Hitler voleva cancellare la memoria della sconfitta tedesca del 1918, che lo aveva profondamente segnato, insieme a tutta la sua nazione. Dopo essere entrati a Parigi, i tedeschi non hanno perso tempo nel nazificarla. Molti monumenti che avevano un qualche legame con la vittoria francese nella Prima Guerra Mondiale sono stati inizialmente drappeggiati con la svastica per poi essere, in molti casi, abbattuti. Il primo ministro Renault viene rimpiazzato con un veterano della Grande Guerra, il maresciallo di Francia Philippe Pétain. I nazisti controllano gran parte del paese e Pétain negozia un armistizio. I tedeschi portano rapidamente a termine la campagna e Hitler fa di tutto per far bruciare la sconfitta ai francesi. Ordina che la cerimonia di resa si tenga nella stessa carrozza ferroviaria in cui i tedeschi avevano firmato l'armistizio del 18. La carrozza viene prelevata da un museo e trasportata nel punto esatto in cui 22 anni prima i tedeschi si erano arresi ai francesi nella Prima Guerra Mondiale. La propaganda nazista ha costituito un evento mediatico intorno alla firma dell'armistizio e Hitler e Goebbels si sono accertati che le immagini facessero il giro del mondo. I cineoperatori tedeschi filmano un Führer raggiante che si pavoneggia impettito nel raggiungere la carrozza. Le riprese esaltano ogni dettaglio dei volti umiliati dei francesi nel momento della sconfitta. Una settimana dopo, Hitler ordina la distruzione della carrozza. La guerra lampo è stata integralmente ideata da von Manstein, ma Hitler se ne assume il merito e la gloria. In seguito alla campagna di Francia, Hitler trova una nuova sicurezza in se stesso e inizia a considerarsi un genio militare. È assolutamente convinto di essere l'unico in grado di guidare la macchina militare tedesca. Inizia a vedere la guerra come una competizione tra se stesso e il resto del mondo. Come di consueto, Hitler festeggia con una parata della vittoria, questa volta davanti alle folle adoranti di Berlino. Incoraggiato dai suoi successi in Francia, il Führer dà un'accelerata ai piani per imporre il nazismo su tutto il pianeta.